Ciao a tutti, il video di oggi è per presentare due strumenti relativamente economici e che secondo me liberano dalle riprese anche quando siete da soli. Io non sono da solo, oggi sono con Gianni Iovacchini, che è il direttore della fotografia e comunque un amico che mi aiuta in tutto quello che faccio per la comunicazione e la formazione. E arriviamo ai due strumenti. Iniziamo dal primo, un radiomicrofono veramente economico, quindi senza fili, ci consente di muoverci. E noi qui all'aperto chiaramente abbiamo inserito, e con questo vento abbiamo inserito il gatto, questo filtro per eliminare un pochino il vento che c'è. E l'altro è invece l'Osmo, in questo caso il numero 3, che ho posizionato su uno stativo, e quindi anche da solo con il track riesce a fare queste riprese e quindi seguirmi nei movimenti. Non è Gianni, ora lo facciamo vedere Gianni perché viene vicino a me, ma non troppo vicino perché siamo senza mascherina. E eccolo qui Gianni, non c'è nessuno. Gianni, se fai una foto così poi io la inserisco nel montaggio, e eccola qui che esce la foto di Gianni e vi dimostra che tutto questo lo fa senza essere utilizzato da una persona. Quindi tutto quello che sto facendo adesso io da solo si può fare con un microfono da 20-30 euro, un Osmo, ma comunque anche un gimbal che può essere tra i 60 e i 100 euro, e uno stativo sul quale va posizionato l'Osmo, che sta anche questo intorno ai 20-30 euro. Quindi vediamo se mi segue qui. Anche a distanza di 10-15 metri il microfono funziona, l'Osmo riesce ancora a tracciare la mia persona e quindi si muove tranquillamente. Allora, non ho un negozio di accessori, quindi non vi sto spingendo per questo motivo, ma vi dico, con piccoli accessori, per fortuna economici, può cambiare completamente il vostro modo di riprendere. Diceva uno spot un po' antico, provare per credere. Bene. Se invece avete dei dubbi potete contattarmi, questi strumenti sono i miei, quindi vi posso dire tranquillamente come funzionano, o altrimenti ne scegliete altri ma con queste caratteristiche. Per questo dicevo prima, il gimbal non deve essere per forza un Osmo, il radiomicrofono non deve essere per forza questo, ma sceglietelo secondo le vostre anche disponibilità. Io scelgo sempre degli entry level, fatta eccezione per l'Osmo, che non è certo il più economico, perché mi piace far capire come tutto questo sia utilizzabile da tutti. Cioè non ci sono barriere d'ingresso economiche, né tantomeno tecnologiche, che bisogna conoscere, perché tutto questo è molto facile da installare e utilizzare. Allora, ci salutiamo e alla prossima!